Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Oggi faremo insieme i fermenti lattici naturali, ovvero acido lattico per fare burro, ricotta, formaggio filante, mozzarella, i cosiddetti probiotici, e noi lo facciamo semplicemente così come lo faceva l'antico casaro. Tecnica conosciutissima nel settore lattiero. Ed io ringrazio il vecchio casaro di zona che mi ha dato la ricetta. Iniziamo subito. Dopo aver fatto il formaggio, se non sapete come si fa, cliccate l'icona sopra che vi porterà direttamente al video. Non getto via il mio siero, bensì lo vado a riscaldare e faccio la ricotta senza lattosio. Anche qui, se non sapete come si fa, cliccate l'icona sopra, vi porterà direttamente al video. Come i casari, non getto via il siero, ma lo lascio raffreddare completamente, una notte intera. Una volta completamente freddo, ho ottenuto i miei fermenti lattici e li vado a conservare in bottiglie ben sterilizzate prima. Chiudo con semplici tappi e vado a riporre in un luogo fresco e buio. Si manterranno intatti fino a 3-4 mesi dopo ed anche la mia flora intestinale ne traerà beneficio. Ed io potrò continuare a fare il mio burro, ricotta senza lattosio, formaggio filante tipo mozzarella, caciocavallo, stracchino, yogurt. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!